Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo sesto appuntamento con la serie Indagine sul vampiro. Il nostro viaggio sta per giungere a conclusione, ma resta ancora da affrontare una questione che fino ad adesso mi sono limitata ad accennare qua e là. Il fatto cioè che il vampiro, pur apparendo ormai nel nostro tempo come una figura ben definita, fosse al principio un mostro in cerca di identità. Molte delle sue caratteristiche derivavano infatti da altre creature del folklore, che col tempo le hanno perdute o condivise proprio con il vampiro. Cominciamo allora con un mostro in cerca di identità. Vampiri, streghe ed eretici. Dov'è il confine? Lo abbiamo detto più volte nel corso di questa nostra lunga indagine. Il vampiro è un parto insolito dell'immaginario collettivo, forse la creatura folclorica che più di ogni altra ha sofferto di un problema di definizione. Al di là del fatto che risulta praticamente impossibile capire dove, come e quando sia nato, presenta tratti che potremmo definire ossimorici, ovvero contrastanti, che talvolta tendono ad escludersi tra di loro. A seconda dei tempi e dei luoghi, infatti, lo si è considerato puro spirito, ma anche corpo, con fattezze umane ma anche animali, dalla fisicità per così dire ingombrante e al tempo stesso in grado di passare gli ostacoli come farebbe un fantasma. Le sue caratteristiche, insomma, tendono a convivere e ad escludersi al tempo stesso, come se il vampiro nel definirsi si sia appropriato di spazi lasciati da altri mostri o abbia sottratto a questi ultimi caratteristiche che poi la letteratura e il cinema gli hanno definitivamente cucito addosso. Al principio però il vampiro non era ematofago, non si nutriva cioè di sangue, o almeno non solo di quello. Si tendeva a confonderlo con gli incubi, con gli stregoni, con i lupi mannari. Vediamo allora dov'è e se c'è un confine in questo folto intreccio di fili simbolici. La prima cosa che colpisce del vampiro è che si tratti innegabilmente di un non morto, un revenant. Forse non esiste al mondo figura immaginifica più antica di questa. Ogni civiltà del passato, infatti, vicino o lontana che sia, ha creduto che in qualche modo i morti tornassero, sebbene non per forza in forma di corpo. È vero anche che non tutti i revenant erano considerati malvagi, mentre il vampiro è per definizione un mostro che uccide. Secondo i canoni letterari e cinematografici, uccide attraverso il morso. Ma questo non accade quasi mai nelle storie popolari meno recenti. Semmai il vampiro uccide col suo peso o col suo alito o semplicemente chiamando le persone a sé. E non è sempre in grado di trasformarle a sua volta, come invece si vede nei film. Altra cosa curiosa, anche quando nei testi antichi si parla di vampiri succhiatori di sangue, l'accento non è mai posto sulla loro necessità di nutrirsi di liquidi umani. Forse infatti vi stupirà scoprire che al principio la credenza comune era che il vampiro si cibasse di altro e in particolare mangiasse cibo umano, vino, frutta, pane. Si racconta ad esempio di vricolacas che succhiano il latte alle capre o che razziano gli animali da cortile. Mentre sembra che il revenant di Tournefort, di cui abbiamo parlato all'inizio dello scorso video, rubasse il vino dalle cantine. In altre storie i sepolcri dei vampiri sono pieni di frutta di stagione. In altre ancora, il non morto entra di notte nelle case per rubare l'impasto del pane o la farina. So che suona strano, ma se ci pensiamo ha un senso. Innanzitutto perché il vampiro è stato umano e come tale, anche dopo la morte, continua ad avere gli stessi bisogni degli uomini e a vivere delle stesse cose. Così come si credeva che facessero anche i famosi morti che tornano. In più, è abbastanza logico pensare che uomini e vampiri si contendessero il cibo. Credenze di questo tipo servivano infatti a giustificare i furti o le scomparse misteriose. I vampiri però si nutrivano anche di fave, alimento storicamente legato ai morti, tanto che già nell'antica Roma lo si gettava alle larve, che erano i fantasmi del tempo, in occasione della festa dei Lemuria. Anche in questo caso non deve stupirci che tuttora ad ogni santi si facciano le cosiddette fave dei morti. Infine, i vampiri, va detto, si nutrivano anche di latte. E non soltanto di latte animale, ma secondo alcune leggende, di quello umano. In alcune zone della Grecia era infatti diffusa la credenza del Telonio, un non morto bambino,
che usciva nottetempo dalla tomba per creare scompiglio in casa. Generalmente i teloni corrispondevano alle anime irrequiete dei morti non battezzati, ma potevano diventare tali anche i bambini illegittimi soppressi nelle culle, i piccoli nati tra Natale e San Basilio e quelli accusati di provocare la morte dei fratellini più piccoli, spesso deceduti invece per altre ragioni. A dispetto del fatto che erano piccoli, i teloni erano considerati comunque delle creature malvagie. Si credeva che si attaccassero ai seni delle loro madri e che si nutrissero del loro latte anche dopo la morte, mordendo con tale violenza da farle sanguinare. In una storia ambientata a Samo, si racconta che due donne avessero visto un bimbo di circa 2 anni riverso in un pozzo. Quando si accorsero che si muoveva, capirono subito che si trattava di un telonio. Così lo raccolsero e lo portarono al villaggio, dove a tutti fu evidente che il bimbo fosse troppo corpulento e con le unghie troppo lunghe, che si arrivò a sbarazzarsi di lui. Se in altre occasioni alla decapitazione del vampiro sgorga sangue, in questo caso specifico sgorgò del latte, segno che il telonio, a dispetto della sua forma ingannatrice, ne avesse succhiato a molte donne. Chi invece succhiava per eccellenza il sangue erano le streghe. Fin da tempi antichissimi, infatti, in Grecia e anche a Roma, uno dei tratti più rappresentativi della strega era proprio l'ematofagia. In particolare, si credeva che le streghe si nutrissero del sangue degli infanti e che potessero essere, per questo, causa del loro indebolimento e della loro morte. Ovunque, fino a tempi piuttosto recenti, è rimasta viva la credenza che i bambini dalla salute cagionevole fossero in realtà insidiati dalle streghe e proprio per questo si suggeriva alle madri di fare particolare attenzione a non lasciarli soli, soprattutto nel periodo che precedeva il battesimo. A Roma le striges erano considerate dei rapaci orribili col gozzo sempre pieno di sangue. Il loro nome, come abbiamo già visto, ebbe una certa fortuna, tanto che lo si conservò non soltanto in italiano, ma anche in altre lingue europee. E forse proprio questa è una delle ragioni per cui ad un certo punto tra strega e vampiro è avvenuta una sorta di fusione immaginifica, che ha fatto sì che il vampiro ne assumesse alcuni dei tratti più inquietanti, tra tutti ovviamente il nutrirsi di sangue, ma anche l'uso dell'aglio come deterrente, che sembra fosse già testato a Roma proprio contro le striges. In tal senso è significativo che in Slovenia il vampiro venga chiamato strigon e in Romania strigoi. Al tempo stesso però lo scivolamento di significato tra il vampiro e la strega passa anche attraverso qualcos'altro, il concetto della magia, che è a sua volta legato a quello dell'eresia. L'eresia non è necessariamente connessa con la scomunica, ma in quanto devianza dal credo può essere comunque, almeno a mio parere, agganciata al discorso che facevamo l'ultima volta, quando abbiamo parlato dei morti scomunicati in Grecia. Inoltre non si può negare che ad unire queste tre cose, magia, eresia, scomunica, ci sia comunque l'idea del non cristiano, o meglio, del controcristiano, che ad un certo punto ha per forza di cose trasformato il vampiro in un demone, benché al principio si trattasse soltanto di un redivivo. Il vampiro come praticante di magia, e cioè come stregone, compare nella leggenda scandinava che ho già citato nel video dedicato ai Draugar, quella di Mitotin, che dopo la morte risorge dalla tomba al calar delle tenebre e uccide i vivi. La storia racconta che da vivo Mitotin fosse un mago malvagio, come a sottolineare che questa sua natura di partenza abbia in qualche modo influenzato quella successiva di non morto, come se dunque la non morte sia dipesa dalla pratica in vita delle arti oscure. Tuttavia è soprattutto in alcune località della Russia che tra vampiro, mago ed eresia esiste una strettissima correlazione. Lo si capisce già dal fatto che accanto al più comune upir, attestato per la prima volta nell'XI secolo e proprio in un documento slavo scritto in territorio russo, il vampiro venga più frequentemente chiamato eretic, eretniki o erestun, il cui significato primario è proprio eretico. In Russia, infatti, il concetto di vampiro tendeva a fondersi con quello di mago, in quanto ad entrambi erano attribuiti poteri dualistici e facoltà di entrare in contatto col diavolo. Mago o stregone, ma chiaramente anche strega.
tutti comunque intesi come adulatori del maligno e rappresentanti di una fede deviata, eretica appunto, in netto contrasto con l'ortodossia, e cioè con la pratica della giusta fede. Non siamo troppo lontani dall'idea della scomunica, che altrove si credeva impedisse al corpo di dissolversi. Così avveniva, nelle leggende russe, anche in corpi di streghe e stregoni. Dopo la morte, che avveniva fuori dalla comunione con Dio, e quindi tecnicamente nella giurisdizione del diavolo, i loro corpi potevano sopravvivere. Non era necessario un atto di trasformazione, cosa che in realtà è piuttosto rara tra le fonti che precedono Bram Stoker. Il fatto stesso che questi individui avessero venduto l'anima al maligno, corrompendola nel modo più orribile che si possa immaginare, era di per sé sufficiente a farli risvegliare come vampiri. In alcuni casi si credeva che questi vampiri stregoni, nello specifico chiamati Erestun, dopo la morte erano anche in grado di muoversi in forma di spirito per insinuarsi nel corpo di un moribondo, rianimandolo e servendosi di lui per divorare altre persone. Gli Erestun potevano essere distrutti solo frustandoli spietatamente, come se così potessero rendere la loro anima per poi seppellirli inchiodandoli nella terra con un palo di pioppo. Talvolta i paesani esasperati andavano a cercarli nei cimiteri e portavano alla luce i corpi di quelli che in vita si credeva fossero stati dei maghi o delle streghe, per poi pugnalarli nella schiena o bruciarli. È interessante vedere che il mago eretico è così radicato nella cultura russa che talvolta compare anche nelle fiabe. In particolare ce n'è un esempio nelle fiabe di Aleksandr Afanasiev, dove questa sorta di vampiro si manifesta come un vagabondo notturno, che è però incapace di sopravvivere alla luce. Il suo corpo, in questo caso, dato alle fiamme, non si dissolve come avviene altrove, ma scoppia e ne strisciano fuori vermi, serpenti e corvi neri. Che vampiro e strega, vampiro ed eretico e vampiro e mago condividano più di qualcosa al punto che si è arrivati a considerarli una sola creatura è assai significativo e forse non così sorprendente. Credo che lo scivolamento di significato dall'uno all'altro sia avvenuto per più ragioni e in una concatenazione di eventi che vale la pena di sottolineare. A mio parere, il primo incastro strega-vampiro è avvenuto prima del Medioevo, poiché la strega succhiatrice di sangue faceva parte del folklore latino. Mi chiedo quindi se proprio l'assenza di un corrispettivo maschile della succhiatrice di sangue abbia aperto la strada al vampiro ematofago, così come lo conosciamo. Nel folklore antico, infatti, la Strix è una creatura unicamente femminile, così come l'incubus è una creatura maschile. Ma se ad un certo punto si è derivato dall'incubus anche il succubus, che è la sua variante femminile, perché dalla Strix non è potuto derivare un equivalente maschile con la sua stessa caratteristica principale, e cioè succhiare il sangue? Penso che questa potrebbe essere la ragione per cui l'aglio, deterrente contro le striges, ad un certo punto sia diventato anche il deterrente contro il vampiro, e per cui in alcuni luoghi il termine usato per descrivere il vampiro derivi proprio da Strix. Dobbiamo però anche considerare che la Strix latina non aveva alcun legame col diavolo. L'evoluzione infatti della strega del Sabba, quella che stringe un patto con le forze del male, è infatti un'invenzione più recente che si è sviluppata durante il Medioevo ed è giunta a conclusione nel 400 per essere poi rafforzata da secoli di caccia alle streghe. Al tempo stesso, tuttavia, la caccia alle streghe dal 400 in poi ha sostituito una precedente caccia al capro espiatorio, quella che riguardava gli ebrei e più in generale gli eretici, che ha attraversato invece tutto il Medioevo. Ecco dunque che il legame tra vampiro e strega, avvenuto attraverso l'ematofagia, ha cementato anche quello tra vampiro e diavolo, giustificando il fatto che in molti casi il vampiro sia diventato anche mago e anche eretico. Per cui, semmai si possa parlare di datazioni, e questa è una mia deduzione, in questo intrico di credenze, a mio parere il vampiro demone, strettamente imparentato col diavolo, si è sviluppato solo negli ultimi secoli del Medioevo, per rafforzarsi dopo. Questa immagine del vampiro è però risultata vincente, per cui ad un certo punto si è cominciato ad utilizzare i crocifissi per allontanarlo e a credere che la luce del giorno, connessa ovviamente con Dio, potesse distruggerlo. Anche così, forse, si è passati a credere che il vampiro non avesse un'anima,
sebbene invece al principio il vampiro era essenzialmente anima, tanto che si credeva che potesse uscire dalle tombe senza aprirle, nel considerarlo però un demone, parente di streghe, di stregoni, di eretici, lo si è associato con il corpo, che è la parte terrena e non elevabile secondo la credenza cristiana, e così lo si è svuotato di ogni umanità. È però singolare che per tutti il vampiro ancora adesso non rifletta la sua immagine nello specchio, sintomo dunque di mancanza di anima o per contro di mancanza di corpo? Per concludere, seppur banale, mi sembra interessante sottolineare un ulteriore aspetto. Gli eretici, gli ebrei e poi le streghe, nei secoli delle loro persecuzioni, sono stati spessissimo condannati proprio al rogo. E il rogo, il fuoco, ad un certo punto è diventato anche il modo per sbarazzarsi del vampiro, benché al principio ne esistessero degli altri. Il fuoco vuol dire sì purificazione e sì incenerimento, quindi distruzione del corpo, ma si tratta solo di un caso? A voi le risposte. E tu? Conoscevi questa storia? Avevi mai pensato che tra vampiro, strega ed eretico potessero esserci dei legami così profondi? E cosa di tutto quello che abbiamo detto fin qui ti ha colpito di più? Questo video finisce qui. Ma la nostra storia continua con gli ultimi due appuntamenti della serie. Nel prossimo parleremo di un altro parente molto vicino del vampiro, il lupo mannaro, che al principio avevo pensato di includere in questo video per poi rendermi conto che sarebbe uscita una cosa lunghissima. Per cui alla fine ho pensato che gli dedicherò un appuntamento a sé stante. Vi ringrazio per avermi seguita fin qui e come sempre spero che l'argomento vi sia piaciuto. Un saluto e alla prossima! Se ti è piaciuto il video, lascia un like o condividilo con chi vuoi e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale attivando la campanella per restare sempre aggiornato. Per tutti gli altri contenuti e le novità, puoi seguirmi su Instagram, dove sono semplicemente Nuisia. Grazie e al prossimo video di Nupost.